5 vele blu e il riconoscimento di Legambiente del Touring Club ad acque spiagge di Bellagio sul lago di Como. Profumo di oleandri per l'apertura del nuovo lido di Bellagio, un esempio ben riuscito di sinergia fra privato e pubblico. Dal bando dell'amministrazione in un anno la riqualificazione della struttura anni 30 da parte di un imprenditore che la gestirà fino al 2040. La Bellagio giovane, la Bellagio di noi giovani. Una formula che intendiamo riproporre per il riammodernamento di altri beni comunali, dice il sindaco Angelo Barindelli. Ma noi siamo fiduciosi che l'esempio offerto dal recupero del Lido costituisca uno stimolo per tutti i nostri imprenditori per fare quello che ancora rimane da fare. Spiaggia attrezzata, approdo barche, 50 cabine, terrazze, sala musica, bar e ristorazione. Un punto d'incontro per villeggianti e non. Il vecchio Lido, oggi riammodernato, è raccordo fra Villa Melzi e la Perla dell'Ario, che ospita in estate dai 150.000 ai 170.000 turisti, per buona parte stranieri. Per cui americani, australiani, canadesi, inglesi, è la tradizione di Bellagio. In più direi che in questo momento ci sono i nuovi mercati come gli indiani, la Cina, i russi, i paesi dell'est, oltre che gli italiani che soprattutto sono ospiti delle nostre strutture nei periodi del weekend. Da Stendhal al presidente americano John Kennedy vi soggiornò anche Franz Liszt, il grande compositore ungherese, del quale ricorre quest'anno il bicentenario della nascita, ricordato con 56 eventi musicali e culturali a Bellagio fino al 5 settembre.